partita. Kirilenko chiede che Heinz rispetti le distanze. La rimessa è per Šiškauskas, fallo di Spanulis. Kaslauskas è andato con l'esperienza. Assolutamente. Ha eseguito bene, poi Heinz ha messo diverse pressioni contro Kirilenko, freddissimo Kirilenko. E adesso Manzaris vuole l'aiuto del pubblico per confondere le idee a Šiškauskas. Sarà difficile, anche lui in ottimo tiratore di liberi. In carriera 77%, in stagione 76. Sbaglia il primo! Sbaglia il primo! Anche se segna questo, la palla va in mano a Olympiacos. Due e il Cesca non può più spendere fallo. Šiškauskas sbaglia anche il secondo. Papanicolau, Spanulis, 6 secondi, 5 secondi contro Sved. Spanulis lo attacca, scarica, Pritesis, dal basso, Olympiacos avanti, non è possibile, non è possibile. Olympiacos avanti, è un dramma per il Cesca. Mai visto una cosa simile. La rimessa con 7 decimi, il lancio per Kirilenko, deviazione di Heinz, l'Olympiacos è campione d'Europa! Oh mamma mia, che storia! Noi che abbiamo visto una cosa pazzesca! Pazzesca! Invasione di campo inevitabile del pubblico greco, è un sogno che diventa realtà dopo essere stati sotto di 19 i ragazzi terribili di Ivkovic. Spaventoso canestro e Frintesi allo scadere di tempo, 10 punti nel quarto periodo, è un delirio ed è un delirio giustificato, comprensibile, legittimo, inevitabile. L'Olympiacos questa partita sembrava già averla persa. Un altro miracolo è successo. Ma guarda, Olympiacos, Nick, all'inizio dell'anno abbiamo detto non hanno la possibilità di neanche superare la regular season, campione di Europa.